Le immagini della storia, un viaggio indietro nel tempo, le emozioni di un'epoca che non c'è più, i sapori di un'epoca che non c'è più, tornano in piazza a San Severino il 6 agosto con un evento che conclude un percorso lungo che ha visto voi dell'amministrazione impegnati in prima linea. L'amministrazione di Mercato San Severino ha vinto un progetto POC sulla vendita medievale, siamo alla quarta edizione di questo evento medievale e venerdì 6 agosto ci sarà il momento finale. Un progetto che ci ha impegnato per oltre 3 mesi perché è stato lungo, laborioso. Abbiamo puntato su un video che raccontasse della nostra importante storia di Mercato San Severino, della famiglia di San Severino e raccontasse anche delle nostre ricchezze architettoniche. Quindi nel video vedremo un po' scorci di Mercato San Severino, scorci del castello e tutto quello che offre il nostro territorio, percorrendo giustamente la nostra storia. C'è una voce narrante che racconterà della nostra storia. Una serata avvincente, quella del 6 agosto, perché inizierà con musica popolare. Ci saranno i figuranti vestiti con abiti medievali, cavalli, balle di fieno, quindi tutto quello che è l'atmosfera medievale. Ci sarà un momento dove vedremo anche la guida della città di Mercato San Severino, che racconta appunto cosa visitare a Mercato San Severino. Verranno proiettate le slide per poi concludere con questo cortometraggio che racconta di tutto questo progetto, tutto il progetto, come si è svolto, ma appunto ripeto, in questi lunghi 3 mesi che sono stati veramente di grande lavoro, di grande fatica. Noi in anteprima stiamo vedendo qualche immagine di questo, di un pezzo del video, attenzione, non di tutto il video. Però il video serve anche a dare un segnale, che è un impegno che tu porti avanti da quasi 5 anni, insieme a buona parte dell'amministrazione, che è quello di lanciare finalmente l'immagine culturale e turistica di Mercato San Severino. Sì, certamente questo progetto è ben inserito nella programmazione turistica di Mercato San Severino. Abbiamo già organizzato tantissime escursioni sul castello. Ricordo la prima del marzo 2019 che ha visto veramente 500 persone escursionisti che sono saliti con noi, 100 persone delle associazioni che hanno partecipato a questa escursione facendo veramente da guide storiche, perché questa escursione di 500 persone era stato preceduto ben 2-3 mesi di lavoro dove il professore Rescigno ha preparato delle guide storiche, quindi nulla è lasciato a caso. Anche l'evento che abbiamo organizzato, questo POC che abbiamo ottenuto dalla regione, è stato veramente realizzato con il contributo di tutto il territorio di Mercato San Severino, delle associazioni di Mercato San Severino, dal forum, dall'associazione Castello, Università San Severini, dall'ASPI di Curteri, veramente tantissime associazioni, volontari che hanno partecipato. In realtà è in quello che è il mio modo superante, quello di coinvolgere tutte le realtà di Mercato San Severino, dalla scuola alle associazioni, per far sì che ci si appropri dell'amore verso il territorio. Noi dobbiamo ritornare a legarne al territorio, perché solo così possiamo amarlo e propagarlo all'esterno. È come un commerciante che quando ha della merce in vetrina espone il meglio di sé per poter attirare poi l'acquirente, e noi dobbiamo fare in questo modo, cioè noi dobbiamo esporre tutto ciò che c'è di bello sul nostro territorio con l'aiuto di tutti quelli che vivono sul nostro territorio per poter far vedere all'esterno quelle che sono le bellezze del territorio.